Buon pomeriggio a tutti, è il 9 di ottobre, mi sembra di essere in orario, sì, sono esattamente le ore 17, come promesso eccomi qui, mi scuso per non essere stato in diretta ieri, ma appunto era giornata di viaggi, è molto difficile trovare 15 minuti per fare la mia diretta. Devo dire che domani, se tutto va bene, dovrei essere in diretta alle ore 14.30, salvo sorprese, in questi giorni a Roma ci sono molte riunioni, molte cose, ma insomma proverò a tornare al mio orario tradizionale delle ore 14.30. Come al solito, prima di entrare nel vivo della nostra diretta, vi chiedo di pigiare su questa freccetta dove c'è scritto condividi, di farlo subito in modo tale da invitare quante più persone appunto a questa diretta, o di farlo più tardi, perché naturalmente del nostro incontro resterà un video che lascio su questa pagina Facebook, sul sito www.ivanscalfarotto.it e naturalmente sul mio canale YouTube. Ma veniamo a noi e ai fatti del giorno. Io vorrei aprire con un florilegio di perle degli esponenti del Movimento 5 Stelle, che devo dire hanno una fantasia incredibile e ci forniscono ogni giorno spunti meravigliosi. Devo dire, ho visto Maurizio Crozza che fa l'imitazione di Tria e devo dire che è favolosa, ma insomma io non sono naturalmente all'altezza del comico genovese, ma insomma ci sono delle cose che in queste ore mi hanno fatto veramente sorridere e riflettere. La prima, avete sentito Toninelli che ci ha parlato del tunnel del Brennero, che non esiste ancora, sarà aperto nel 2025, e il fatto che il ministro delle infrastrutture e dei trasporti pensi che un tunnel che non c'è, ci sia, veramente un pochino stupisce. Ora io lo dico ridendo, però guardate, il tema francamente è uno soltanto e ho avuto modo anche di scriverlo su Twitter. In una democrazia chiunque, io credo, dovrebbe poter accedere a qualsiasi incarico pubblico. Una democrazia è tale perché non è un'aristocrazia, non è un'oligarchia, è un luogo dove tutti, il popolo, qualsiasi cittadino che goda dei diritti civili, che abbia raggiunto la maggiore età, può diventare parlamentare, può diventare ministro, può diventare presidente della Repubblica, e questo è il bello, no? A differenza delle aristocrazie, delle monarchie, dove c'è la nobiltà per nascita o si accede ad alcune cariche appunto per diritto di stirpe. Qui tutti possono diventare parlamentari e ministri, benissimo, è successo anche a me, figuratevi, può succedere a tutti. Quello che io però penso sia molto importante è che nel momento in cui tu ottieni un incarico pubblico di questa rilevanza hai un dovere preciso, perché dato che di diventare parlamentari o ministri o sottosegretari non lo ordina il medico e quindi è una scelta volontaria, e poiché si tratta di un grande onore, io credo che si onora questa responsabilità riconoscendo che bisogna essere all'altezza del carico che ne deriva. Essere ministro non è soltanto un titolo onorifico, essere ministro è un lavoro duro, una responsabilità enorme. E allora, se tu che eri uno qualsiasi, benissimo, diventi ministro dello sviluppo economico o diventi ministro dei trasporti, devi fare una cosa, devi studiare, bisogna studiare. Questa è la verità. Io ricordo degli anni in cui sono stato sottosegretario, montagne di carte da leggere. Ho fatto tanti viaggi, sono stato fuori e nonostante i fusi orari arrivavano i miei collaboratori con un bel faldone di carte e io durante il volo mi preparavo, perché tante cose non le sapevo, arrivavo in un paese sconosciuto, non sapevo tante cose a parte quelle che sono nella cultura generale, e c'era qualcuno che sudava preparandomi un mazzo di carte così e io studiavo quelle carte. Viva Dio, è quello che devi fare. Allora, quello che a me dispiace un po', da fastidio, non è che Toninelli non appunto sia uno appunto che non avresti mai detto che diventava ministro, perché questo è giusto, è il bello della nostra democrazia, però ora che sta lì ha il dovere di sapere se i trafori sono aperti o sono chiusi, ha il dovere di sapere quello che dice, perché tutti noi cittadini dipendiamo dalle sue decisioni. Questo è semplicemente il punto. Io oggi ho avuto una discussione con la presidente della commissione esteri, la mia commissione, Marta Grande, perché una deputata grillina a un certo punto ha detto noi come governo faremo così. Allora io mi sono permesso di chiedere se la collega fosse stata nominata nottetempo al Ministero degli Esteri, e mi ha detto no, ma parlava per la maggioranza, ma poi
Mi ha detto la presidente della commissione, Scalfarotto, onorevole Scalfarotto, sia più paziente con i colleghi che sono al loro primo incarico. E io ho detto, guardi, presidente, sinceramente anche no. Nel senso che non è che la Costituzione prevede la figura dell'apprendista parlamentare o del parlamentare in prova. Quando si diventa parlamentari è un grande onore, ma è anche una gran fatica. E quindi si studiano le carte e si va in commissione a dire delle cose sensate, perché altrimenti non c'è giustificazione, secondo me. E non è una cosa facile, è una cosa probante e se uno la vuole fare, studi, lavori, insomma, non pensi di essere andato lì ad aprire il Parlamento come una scatoletta e quindi questo significa non far niente. E poi un'altra cosa che il Movimento 5 Stelle non fa, è quella di, diciamo, fare sempre la morale un po' con le cose degli altri, no? Non so se avete letto adesso che la mamma di Paola Taverna abbiamo scoperto che vive in una casa popolare. Ora diteci voi quanto il Movimento 5 Stelle ha insistito sulla moralità dei politici, sul fatto che il politico non deve approfittarsi della carica. E poi si scopre che è una senatrice che, come tutti noi parlamentari, ha un lautostipendio, si scopre che, come dire, la mamma vive in una casa popolare a 150 o 180 euro di canone al mese. Ora, io francamente non sono abituato a andare a fare i conteggi nelle tasche degli altri, salvo che uno con le sue, delle sue tasche faccia uno slogan politico, cioè faccia un uso politico come fa Paola Taverna, come ha fatto il Movimento 5 Stelle, perché allora ti girano un po' i maroni, se mi passate il termine. Così come mi sono un po' girati i maroni con la vicenda di Di Maio, che sapete, adesso si è scoperto che è andato a un hotel a 5 Stelle. Ora, a Pechino, a Shanghai, non so dove. Io sono stato a Pechino e a Shanghai innumerevoli volte e anch'io sono stato in alberghi 5 Stelle. È ovvio che se tu arrivi e rappresenti uno stato straniero, anche per dovere di ospitalità, l'ambasciatore, l'ambasciata, non è che ti mandano all'ostello della gioventù, ti mandano in un posto che è all'altezza del tuo rango. Sei, non per la tua povera persona, ma per il ruolo che ricopri, sei un dignitario di uno stato amico, di uno stato sovrano, di uno stato importante. Figuriamoci se ti mandano nell'hotel a 3 stelle. È normale che sia così. Dopodiché, quello che è sbagliato è quando Di Maio sventola la sua carta d'imbarco dicendo che è andato in business class o in economy. Ma chi se ne frega? A me quello che penso, quello che riguarda, quello che mi interessa è che Di Maio vada in Cina o dove diavolo va a difendere bene gli interessi del paese. Se poi, se deve arrivare, per arrivare in Cina dopo 11 ore di volo, deve essere morto di sonno e come un salame andare a degli incontri dove non capisce niente perché non ha riposato durante la notte, io preferisco che vada in business class, si metta in orizzontale e dorma, perché la business class si chiama business perché ci vanno le persone che lavorano, cioè che ci vanno per business. La classe, l'altra, si chiama turistica perché ci vanno i turisti che quindi quando arrivano nella destinazione possono andare in albergo e riposare, cosa che tu non puoi fare. Allora, questo moralismo d'accatto francamente ci ha stancato e ci stanca ancora di più quando poi, come dire, si predica bene e si razzola male, per cui si fa avere la casa popolare a mamma e si va a dormire nell'albergo a 5 stelle, però sventolando la carta d'imbarco della classe economica. Ecco, io l'ho detta, la penso così e mi farebbe piacere sapere cosa ne pensate voi. Andiamo avanti, sempre richiesta di pigiare la freccetta con la scritta condividi sia sulla diretta che sul video che ne resterà sul sito ivanscalfarotto.it, sulla pagina Facebook e sul video e sul canale YouTube. Ultima cosa, volevo raccontarvi che oggi la nota di variazione al DEF, la famosa nota di variazione al DEF, è arrivata nelle commissioni, quindi è arrivata anche nella commissione esteri da noi, perché la commissione ha dovuto dare un parere. Siamo intervenuti sulla vicenda, io per il Partito Democratico e Laura Boldrini per l'EU e naturalmente abbiamo preso una posizione molto netta e molto negativa su questo DEF che prevede questo grande indebitamento per spese non produttive, lo sapete, il reddito di cittadinanza, la flat tax, la pace fiscale, cioè il condono. Tutto fatto in spregio alle regole internazionali. Sapete che in questi giorni lo spread è volato altissimo, oggi addirittura è arrivato a 315, il che vuol dire che tantissimi soldi di questo indebitamento dovranno essere mandati, diciamo, utilizzati per pagare un maggiore interesse sul debito pubblico. Sapete che le nostre banche stanno perdendo colpi in borsa, la borsa di Milano ha perso tantissimo valore nelle ultime settimane, anche perché il debito pubblico italiano è
in una buona parte nella pancia delle banche e ovviamente quando salgono i rendimenti il valore scende. Qualcuno ha fatto un calcolo che chi avesse comprato un BOT, un BTP nel mese di maggio per 10.000 euro oggi si troverebbe 8.500 euro in tasca, cioè chi ha investito 10.000 euro in titoli italiani nel mese di maggio ha già perso 1.500 euro. Pensate le banche quanto hanno perso e quanto questo incida sulla loro capitalizzazione e quindi sulla necessità di ricapitalizzarsi naturalmente a tassi più alti e quanto questo può provocare un credit crunch, come si dice, cioè una diminuzione dell'erogazione dei crediti sia a favore delle imprese che quindi investiranno di meno e assumeranno di meno, sia nei confronti delle famiglie che dovranno pagare di più per poter avere credito dalle banche. E in tutto questo io non vedo traccia del rifinanziamento di Industria 4.0. Oggi ho chiesto in commissione cosa sia successo e cosa succederà del piano straordinario per il Made in Italy, tutti investimenti che noi avevamo fatto, investimenti produttivi, al contrario di questi che sono sostanzialmente spesa corrente. Naturalmente la commissione ha votato compatta per dare un parere favorevole al DEF che appunto arriva in aula giovedì. Ma la cosa che mi ha colpito è stata proprio la mancanza di interessi, tra l'altro la mancanza di argomenti, tra l'altro gli interessi salgono, altro che mancare. Tra l'altro vi segnalo un video che ha girato molto sulla rete delle osservazioni che ha fatto Piercarlo Padoan in commissione parlando con il ministro Tria, molto interessante da sentire. Mi sembra che non abbiano argomenti di fatto e anche il fatto di essersi indebitati, di volersi indebitare così tanto senza un piano di riforme, cioè senza fare in modo che i mercati si sentano tranquilli, che i soldi che prendiamo a prestito andranno a essere rimborsati, è un segnale, ci fa capire per quale motivo il mercato è così nervoso e tra l'altro quello che invece rende nervoso me è pensare al fatto che le agenzie di rating tra poco dovranno esprimere un giudizio sul nostro paese. In ogni caso, come vi ho detto in commissione esteri è andata così, adesso andremo in aula, seguiremo ovviamente tutto il percorso della nota di variazione al DEF, vi terrò naturalmente aggiornati, anche domani non c'è aula perché come vi ho detto più volte non arrivano provvedimenti in aula, quindi stiamo lavorando molto in commissione, ma per il momento le prossime votazioni sono giovedì e quindi io ritengo di potervi vedere domani alle ore 14:30, spero di non essere smentito dai fatti, ma in ogni caso vi avviserò. E diciamo, per il momento vi auguro un'ottima serata. Sono le 17:13, quindi abbiamo utilizzato 13 minuti dei 15 a disposizione. Vi saluto e vi do appunto gli auguri di buona serata e l'appuntamento a domani. Mi raccomando di pigiare sulla freccetta. Ciao!